Amici di Cute and Chic, benvenuti a un nuovo unboxing. Ciao a tutti. Il bello Alberto ci assiste anche oggi nell'apertura di una nuova subscription box. Questa volta apriamo la horror block della nerd block. Abbiamo già aperto la prima nerd block. Tra poco apriremo la seconda perché arriverà, e questa invece è la horror block di giugno Una 2016. novità assoluta per noi. Questa Secondo me invece quella di maggio 2016. è maggio, Maggio ma 2016. non vi cambierà la vita. Guardate la bellissima scatola insanguinata La scatola è molto bella, ha presentato una bella etichetta imposta probabilmente dalle dogane, perché c'è descritto nel dettaglio tutto quello che c'è, quindi la sorpresa in E parte apriamo, è rovinata apriamo. perché l'occhio è Sì, ma caduto. no, io non ci ho guardato. Comunque, l'apertura della scatola. Wow! Sarebbe la gente a volte lo legge così: Don't dead open inside. In realtà si legge Don't open dead inside. È scritto un po' malino. Non aprire, c'è la morte dentro. Ci crediamo. Invece io leggo Don't Dead, per cui Non anche se non morire, verbo apri dentro. Don't Dead, open inside. Che vuol dire? Che sta di? Com'è così? Taggate Secondo te è così? subito una cosa horror su Instagram, hashtag horrorblock. L'idea è veramente molto carina, marketing a palla. E Marketing a palla. E cosa adesso? troviamo dentro? Magia. Per prima cosa Alberto tira fuori allora, sono dei pocket pop, sono piccolini, vediamo se si vede senza il riflesso, di Jason, Freddy e Sam. E dentro abbiamo questa bellissima scatolina di latta, vietato ai minori di 11 anni. Sì, fanno un po' No, paura. veramente vietato ai minori di 17 anni. Possiamo aprirlo noi? Possiamo aprirlo. E Quell'11 ci cosa sono, sarà? quell'11 non so, sarà il numero. E ci sono i Capodoro. tre pupazzini che andiamo ad aprire. Bella la scatolina, ci Mia, mia, terremo la mia, scatolina, mia, tua, tua, mia. tua, Allora, tua, tua. distruggiamo tutto. Allora, nella scatolina troviamo Freddy Krueger, che tolto l'artiglio Bellino. sembra un cowboy urbano, E molto simpatico. dietro c'è scritto niente, c'ha proprio anche la pelle tutta rovinata dalle fiamme. Eh Ciao, sì, sono Freddy. spolverone. Comunque, Jason, Jason, tutto venerdì piccolino. 13, fallo Venerdì vedere 13, bene. ciao, guardate, c'ho anche un coltellino insanguinato in mano. Una mannaia. Ciao, sono arrabbiato. E E poi abbiamo. abbiamo Sam, che è uno scemo tra i tre, perché nessuno sa chi è di un non meglio precisato film su Halloween, immagino. Trick or Trick or Treat. treat, sì. Ecco, Sam di Trick or Trick or Treat, treat. ma Figure in vinile. non so se è Figura uscito anche in femminile. Italia. Chi lo conosce comunque può Comunque c'è. commentare e dirci Cioè, l'hanno esattamente se messo allo il film stesso è livello di bello. Jason e Freddy, quindi qualcuno sarà. Sì, è un po' pretenzioso forse, però comunque magari negli Stati Uniti è famoso. Vabbè, Qua bella. È non mi sembra, ma bello. potrei sempre sbagliarmi. Se Ok. qualcuno sa chi è Sam, ci illumini, che noi Ci facciamo tanto illuminerò. gli esperti dell'horror, ma in realtà magari non lo Commenti, siamo. esatto. Poi io proseguo. vai avanti, Vado a cosa c'è nella pescare. bellissima box? Non ci crederete, ma c'è anche una t-shirt. La t-shirt, mi raccomando, ricordatevi che c'è sempre in ogni horror block. Oh, Midnight Madness con i Critters. Sono i Critters, non sono i Gremlins. Sono i gremlins questi. I critter sono delle piccole palline di pelo voracissime. Questi invece sono piccoli mostriciattoli verdi dalle lunghe orecchie. Avrei detto che erano i Tutta un'altra Critters, cosa. invece Poi sono i Gremlins, cattivi. midnight, perché mai dargli da mangiare dopo Dopo mezzanotte? mezzanotte. E mai bagnarli? All'inizio avevo detto che Anche erano se i puzzano. Gremlins, ma poi pensandoci, saranno i E poi Critters. scusate, nel film, mi sembra nel 2, uno dei gremlin cattivi aveva proprio gli occhialetti e mangiava anche la pizza, quindi direi che. E È c'è anche lui, dai, è lui. Cresta Bianca. E io non so niente. Molto male. Andiamo avanti. Troviamo un favoloso DVD in Blu-ray, neanche DVD, Death
Deathgasm. Sarà una roba tipo porno horror mortale? Non lo so. Dietro non c'è scritto niente. Lo avremo il coraggio di metterlo su? Vedremo. Vedremo, dovremmo cambiare il region code del lettore Blu-ray. Detto ciò, in effetti la mia prima impressione è quella che sia uno snuff movie, però non credo È che. impossibile che sia una snuff movie. Però è molto carino come idea. Non è. E ricordate a tutti di non fare snuff movie, di non guardare snuff movie perché sono illegali. Denunciate. Denunciate. Poi Ah, troviamo questo è bello. all'interno un fantastico 33 giri, no, 45 giri questo? È un 45 questo. 45 giri di The Omen, nella versione originale del 1976. The Omen, un film di. Aspetta, è famoso il regista. Comunque C'è scritto qua. c'è Gregory Peck, ecco, Gregory leggendo Peck, il Lee colofo è più Remick, facile. in The Omen, un film di David Warner. No. Secondo me è The Omen, cioè l'uomo cerchio o l'uomo. O l'uomo zero. Comunque, c'è il disco. Se non Il avete presagio. il lettore, il registratore, quello con la puntina, non lo potete sentire, Gira ma noi dischi. ce l'abbiamo. Gira dischi. Dice Gira gira dischi, dischi. gira dischi. Oh. Oggi sono un po'. Poi cosa Questo mi sa abbiamo? che ti piace. Fumetto. Allora, è Penny Dreadful, il numero uno di Penny Dreadful, un telefilm che adesso va molto su Netflix, si prende abbastanza licenze, però è un bel telefilm dell'orrore per chi ama il genere Penny Dreadful. Questo number one, stampato per Horror Block. Poi che cosa abbiamo? Fai vedere questo. Ah beh, questa è una chicca, questa mi attacco subito al chiodo, la spilletta di Jason, la maschera di Jason, Bellino, molto molto carina, bellina, ben fatta, bellina. è anche pesante, quindi si vede che è una roba di qualità, ma perché la Qualità. telecamera è storta? Dai. Adesso cerchiamo di raddrizzarlo. Allora adesso sembra dritta. Vabbè, andiamo avanti. Mi sembra di sì. Eravamo arrivati alla fantastica spilletta della maschera di Jason, che Alberto attaccherà subito Mia, alla sua borsa. ma c'è un'altra cosa. C'è qualcos'altro nella scatola? Questo mi sa E che. mi sa che questo l'ho trovato in ogni scatola, ovviamente diverso, il Rue Morgue, che è una rivista horror, veramente horror, che vi consiglio di non leggere prima di dormire per non rimanere assolutamente sconvolti Qui per esempio abbiamo The Conjuring 2, Sta per uscire, Sta uscirà per il mese uscire, prossimo in Italia. Ecco, quindi lo vedremo presto. questa è una piccola anteprima. Non paghiamo i diritti Sì, non d'autore, quindi paghiamo, no, togliamo. assolutamente, no, Non si sa ok. mai. E c'è Rue Morgue che è veramente horror. E ci sono, ecco per esempio, c'è anche la locandina di The Conjuring 2 che dovrebbe essere abbastanza spaventevole. Speriamo. E qua ne abbiamo una grossa anteprima e poi cosa. Parla di diverse cose e andate tutti al Dark Carnival il 9 luglio che si trova a Hamilton, Ontario. Benissimo. E infine abbiamo con dentro la scatola. Abbiamo un'anteprima del mese prossimo, Horror Box. Abbiamo This June, brace yourself for some terrifying exclusive from Buffy the Vampire Slayer, Jaws, The Strain e Turbo Kid. Allora, ve lo traduco in italiano. Il prossimo mese ci avremo Buffy, lo squalo, The Strain e Turbo Kid. Che chissà chi è Turbo Kid, tu lo sai? Io non lo so. Mai E poi sentito. abbiamo una spiegazione, perché sennò non riuscivamo a capirlo, del vinile di The Ah, qui c'è la cartolina con Omen. E tutto. poi la cartolina con tutte le cose Molto carino, fa presenti. esatto. Ecco, leggiamo che cos'è The Deathgasm Blu-ray. Ah. Summoning an accident of entity, ma should like it. Non è uno snuff movie, ma è praticamente un film su un dannatissimo incidente mortale che ha portato alla possessione di qualcuno.
E poi abbiamo la maglietta che è effettivamente dei Gremlins, ce Sì, l'hanno confermato la certo. cartolina. Come se ce ne fosse bisogno. E la maglietta, come dicevamo, Penny Dreadful e la spilletta di Jason sono esclusive della Horrorblock, quindi non le trovate da nessuna parte se non all'interno di questa scatola. Quindi se l'avete presa per il mese di maggio avete fatto proprio bene. Vi lasciamo il link dove potete iscrivervi alla scatola Horror Block. Decisamente consigliato, la Decisamente qualità è veramente consigliata. buona, Ottimo. molto varia. E questa costa $19,90. Sì. Quindi, dai, per tutte queste cose, agli amanti dell'horror ne vale la pena. Un saluto allora da Cute and Chic, da Vale e dal bel Alberto che ci assiste sempre nei nostri unboxing. Al prossimo unboxing, che sarà tra pochissimo! Lo facciamo a ruota dopo questo. Ciao, a presto! Ciao.